Con il sindaco Donato Baccaro siamo ormai a ridosso di questo evento molto importante, la seconda edizione della Conferenza Internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo, da domani sera da giovedì sera sino a sabato, venerdì la giornata clou con l'arrivo delle delegazioni e tutte le conferenze. E intanto un evento questo che ha già registrato due prestigiosi riconoscimenti, sia da parte del Presidente della Repubblica che da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E del Ministero dello Sviluppo Economico. Eh, sì, sono già in arrivo. Le tante diciamo delegazioni estere che anche quest'anno stanno partecipando. Eh, quest'anno abbiamo due sorprese. Una è quella che la Palestina, come dire, ha già realizzato la rete. No? Quindi in un anno. No? Eh, loro sono riusciti già a realizzare la rete e presenteranno già la rete con anche, penso che arriverà anche un rappresentante del governo della Palestina. E in più, abbiamo la Grecia con anche Creta, che dopo l'incontro che abbiamo fatto qualche mese fa a Creta, io e il nostro presidente nazionale dei Borghi, Fiorello Primi, e anche loro si sono mossi e quindi stanno arrivando diciamo, quasi in massa perché anche la, il governo greco no? ha mandato una circolare di questa opportunità a tutti i sindaci. Quindi ecco, eh, L'anno scorso la Grecia aveva grandi difficoltà, non partecipò anche per un problema economico, però quest'anno ecco, no? hanno eh, come dire, apprezzato e, e quindi stanno condividendo con noi questo percorso. Ecco, è una, un evento che vedrà la partecipazione di tante, tante personalità importanti. Lei ha citato prima proprio Fiorello Primi, presidente del, eh, dei borghi più belli d'Italia. Cisternino si ritrova a far da ente coordinatore di questo importante progetto, quello dell'attivazione proprio di una rete tra i borghi più belli del Mediterraneo. Beh sì, diciamo cisterino artefice diciamo, no, di, di, di questo progetto è che è un progetto che sta prendendo piede nel, nel senso che tutti quanti stanno anche a livello nazionale stanno guardando a uh, questo evento, a questo progetto e stiamo assistendo anche alla partecipazione, alla condivisione di altri enti no, che fino a qualche giorno fa era impensabile coinvolgere. No? se si pensa che sta arrivando anche l'Unione Camera del Lazio no? con il presidente, il presidente della Camera di Commercio di Latina eh, e la fondazione eh, Mediterraneo Roma, no? quindi sono degli enti eh, che fino adesso come dire, non conoscevamo, ecco, oggi con, anzi bisogna dire anche la nostra Camera di Commercio di Brindisi, no? che quest'anno partecipa anche con un sostegno economico. Quindi, ecco, tutti ecco, guardano a questo progetto con grande attenzione perché sicuramente può essere un momento di sviluppo turistico, commerciale e non gastronomico. Ecco, eh, vedo vedo, vedo in, questo, in questo progetto grandi cose pertanto... Eh, non per niente poi ci sono anche questi riconoscimenti attraverso il Presidente della Repubblica o attraverso la Presidenza del Consiglio.